Roberta Villa, perché... Prego. No, Tiziana, io non vorrei che voi, facendo vedere questi episodi, faceste credere al resto d'Italia che sono episodi isolati. Purtroppo è lo standard. A me raccontano ogni giorno episodi di questo genere. In un'altra parte della Brianza, Olgiate, Olgiate Molgora, anche lì si erano organizzati, avevano messo in piedi con l'aiuto di una cooperativa un centro molto efficiente, li hanno chiusi da un giorno con l'altro. Le persone anziane sono chiamate da un giorno con l'altro tutte ad andare a distanza di decine e decine di chilometri, quando magari hanno l'ospedale sotto casa dove si vaccina. No, ma qui hanno il centro vaccinale, capito? Ancora di più, cioè qui hanno un centro programmato, sì, organizzato con i medici, con i vaccini. Cioè, noi proprio... stessi nei giorni scorsi ne abbiamo raccontate varie altre di situazioni come queste, però non ci stanchiamo di raccontarlo perché ci sembra necessario darne notizia, no? Ma fai bene, no, no, non fraintendetemi, volevo dire che appunto è purtroppo un problema molto diffuso, cioè c'è proprio il sistema che non funziona all'origine in Lombardia, forse per il fatto che appunto è stato incaricato qualcuno che non è in grado di farlo, però la situazione è veramente seria, cioè, e anche tutta la campagna contro AstraZeneca, cioè si continua secondo me a spostare l'attenzione dalle vere responsabilità, cioè qui il problema non è tanto delle dosi, qui il problema è della disorganizzazione, perché questo significa anche, ripetiamolo, è brutto dirlo, ma io non ho delle prove su carta, ma di persone che vaccinano, che mi dicono che sono costrette anche a buttar via delle dosi, ce ne sono. Sì, e questo sì. Non dovrebbe accadere. Allora, sindaco, mi aiuti. Vediamo.